Ok, allora questo seminario nasce dal fatto che stiamo lavorando un po' da un po' di tempo su queste cose, ma mai con una spinta forte sull'annotazione. Abbiamo costruito il modello del dramma, abbiamo fatto un po' di lavori più applicativi, ma mai siamo andati nella direzione dell'annotazione, per cui nel momento in cui abbiamo visto che si poteva annotare, quindi abbiamo un'idea di costruire un piccolo corpus, o spero un grande corpus di drammi annotati. Allora ho cominciato un po' a guardarci intorno per vedere cos'altro c'era. Ci sono un po' di lavori, ma soprattutto li abbiamo sempre guardati dal punto di vista rappresentazionale, non tanto dal punto di vista della vera e propria annotazione. Allora ho detto, ma magari ne parliamo un attimo. E l'occasione per questo è che ci hanno passato la nostra definizione su Wikipedia di drama annotation. È stato un processo che è durato più di 2 mesi, insomma, per cui siamo molto contenti. E allora inauguriamo la l'entry di Wikipedia con questo col seminario, almeno diciamo che lo facciamo, perché altrimenti, visto che non... Comunque è stato un processo abbastanza lungo, perché ora hanno molte richieste di valutazione, quindi di Wikipedia, della redazione, quindi ci mettono un po' di tempo a rispondere. E comunque, se qualcuna delle idee, la cosa che ancora manca, anche se ormai è passato, non è più un draft, come vedete, ufficiale, bisogna che venga linkato da altri, perché ora linka, ma non è linkato, però, insomma, quindi se qualcuno punta a queste cose è meglio. Allora, cos'è il drama annotation? Ovviamente è l'idea di aggiungere dei metadati a un dramma, in cui noi, il dramma è espresso in qualche mezzo, che potrebbe essere testo, come più spesso succede, ma potrebbe essere anche un video, dell'audio. L'importante è che abbia una struttura sequenziale, e l'idea di andare a identificare gli elementi del dramma e che lo caratterizzano, in qualche modo annotarli in qualche formato di metadati, per cui come si inseriscono. Vi sono, giusto per chiarire, vi sono molti livelli a cui tutto ciò si può annotare, e sono quelli che sono stati usati dalla maggior parte, la maggior parte sono tre, non è che poi c'è tutta sta gente che faccia drama annotation, però l'idea è che si può lavorare o al discourse level, cosiddetto, per cui si va a un livello molto, molto basso della struttura linguistica, di come il dramma viene esposto, e in questi casi, quindi, se io prendo una frase come questa e vado a prendere la struttura del verbo warn dentro framenet e recupero i suoi ruoli, questa ha dei filler come quelli che vedete qui, insomma. Quindi l'idea è che il personaggio è Polonio, e poi vi sono anche altri personaggi, ovviamente, ma qui è solo per mettere un esempio. E vi sono dei ruoli del verbo warn, che sono ad esempio lo speaker, il destinatario e il messaggio del warning, che vengono riempiti da questi tre elementi, insomma, in cui l'ultimo fill si può scomporre ancora, ma ci siamo capiti, insomma, su come viene in qualche modo indicato. L'altro livello, che è un livello invece un po' più astratto, è il livello della scena, in cui uno lavora per evidenziare quali sono veramente gli elementi drammatici. Anche quelli precedenti lo sono, ma sono a un livello, appunto, di discorso, di esposizione del dramma, quindi abbastanza più specifico, perché l'idea è che si descrive esattamente l'azione che viene riferita nel dramma stesso. Invece, a livello della scena, si vanno a identificare le intenzioni dei personaggi e soprattutto i conflitti che ne vengono fuori, per cui non sto tanto attento alla struttura linguistica, quanto invece alla struttura conflittuale, per cui l'intenzione di Polonia è tenere Ofelia lontana da Amleto, Ofelia vuole flirtare con Amleto e Amleto vuole flirtare con Ofelia, e l'idea è che c'è un conflitto in questo momento tra Polonio e Amleto, abbastanza. Poi non lo metto anche con Ofelia il conflitto, perché in realtà Ofelia poi è ambivalente, perché un po' vuole flirtare, un po' vuole obbedire al padre, quindi c'è un po' una confusione, ma l'idea è che si annotano cose di questo tipo, insomma, in questo caso. Per cui siamo a un livello molto più alto, nel livello discorso, ma a un livello più intenzionale e conflittuale della scena, in questo caso. Quindi stiamo assumendo già un po' di elementi importanti, che sono l'idea che si possa suddividere in frammenti, per cui c'è una scena da qualche parte che viene tirata fuori, e poi che posso scendere a livello del discorso, per cui fino a livello della scelta degli elementi linguistici che vado proprio a mettere fuori, e questi possono essere gestiti in vari modi. Chiaramente, qui c'è un disclaimer: quando ci sono dei lavori di questo tipo, di solito la differenza che c'è tra narrative, story e drama, sono differenze importanti, qui non vengono gestite. Quindi il fatto che il dramma sia
raccontato da personaggi dal vivo che fanno delle azioni, mentre la storia può avere elementi descrittivi, elementi narrativi e così via, qui non viene considerato. In realtà tutti questi approcci fanno un po' tutto, insomma, cercano di annotare senza distinguere tra i livelli. Noi abbiamo fatto drama perché abbiamo un esperto di drama che lavora con noi, però l'idea è che tutti questi modelli sono estesi o comunque comprendono anche tutto ciò che riguarda le storie in generale, la narrativa in generale. Ora, quando uno va a identificare questi elementi, certamente in questo, quello di cui ci occuperemo ora sarà più l'idea di come si costruisce la struttura di rappresentazione, quindi quali elementi ci finiscono dentro. Poi i metodi possono essere svariati, noi molti usano, quasi tutti, un approccio completamente manuale, tranne gli schemi più light, che invece hanno degli approcci algoritmici, ma che fanno un'annotazione completamente diversa. Nel drama domain si identificano un po' di elementi. Noi li abbiamo partizionati perché abbiamo lavorato su questo wiki, che se qualcuno può andare a cercarlo, si vuol divertirsi un po', si chiama Wiki Drammar, e ha c'è una pagina web, se riesco a recuperarla, ecco qua, che è questa qua. Ok, voi se voi andate su Wiki Drammar e recuperate un po' di elementi che sono qua, insomma, che sono... Questo è un wiki in cui... Noi abbiamo utilizzato come metodologia di lavoro questo wiki, in cui quello che abbiamo fatto è di... Questa è la struttura del wiki stesso. Abbiamo costruito una documentazione per cui, per progettare la nostra rappresentazione strutturale, abbiamo lavorato identificando i drama domain elements che vengono dalla letteratura sul dramma, dalla scholarship che c'è in giro. Quindi testi che analizzano il dramma, per cui da questo abbiamo distillato questi elementi che sono dramatic action, character, conflict, che potete già immaginare, ma quando uno li mette in fila poi si rende conto che deve rappresentarli in qualche modo formale. E dall'altra parte abbiamo costruito i nostri assiomi. In realtà finora abbiamo lavorato su queste quattro categorie, quindi l'azione, l'agente, il conflitto, la struttura, che vengono da elementi che vengono da fuori. Quindi l'idea che vi sono modelli che vengono dall'AI, dall'intelligenza artificiale, e che da cui noi abbiamo preso dei modelli per poterli applicare a questi che invece vengono dalla letteratura, tipicamente della drammaturgia, insomma. Per cui l'idea è che possiamo avere degli approcci formali. L'approccio è stato nostro particolare, è stato di non replicare qualcosa di esistente. Molto spesso vi sono approcci costruiti ad hoc che danno delle rappresentazioni abbastanza generiche di tutto quanto. Noi abbiamo preferito lavorare in un approccio più linked, cercare di non replicare il lavoro di altri e di sfruttare al massimo ciò che è presente in altri contesti, in altri domini di lavoro. Quindi il concetto di agente non vado a ricostruirlo quando esistono concetti di agenti in intelligenza artificiale che sono molto grossi, poi alla fine molto complessi come strutture, però andiamo a prendere ciò che ci serve, però lo continuiamo a mantenere la stessa struttura fondamentale da un punto di vista formale. E vengono, insomma, vi sono molti approcci, quindi il wiki è servito per far questo. Ecco, la cosa che può essere interessante è che abbiamo lavorato con un approccio che fa un design degli assiomi che va a prendere tutti gli elementi. Noi abbiamo lavorato distillando in qualche modo degli enunciati. Questi sono enunciati che vengono, che sono giustificati. Voi trovate tutta la letteratura qui a sostegno di questi enunciati, che diventano delle sorte di claim singoli che vengono poi tradotti in logica formale. Per cui prima di farlo lavoriamo su questo. Per cui l'idea di lavorare a lungo facendo questa analisi della letteratura, dopo andiamo a vedere che c'è qualcuno in letteratura o più di uno che vanno a vedere come la nozione di conflitto viene trattata nei secoli, e vedete che vi sono autori di ogni livello, da filosofi, linguisti, poi gli esperti di script writing del XX secolo, e da tutti questi noi tiriamo fuori, in modo da non essere contraddittori, degli statement, degli enunciati, che poi traduciamo in logica e che diventano parte del modello di annotazione. Questo per dire da dove abbiamo tratto questi elementi del drama domain. Per cui sono delle macro categorie che sono, poi le vediamo dopo quando parleremo del nostro approccio in particolare, ma abbiamo l'azione drammatica, e ciò che è un incident, un accadimento nella trama, nel plot, che va sotto la categoria di action, cioè ciò che succede veramente. Poi abbiamo la nozione importante di conflitto,
per cui l'idea che se non c'è conflitto non c'è dramma, e come viene rappresentato. Poi la partizione in unità, perché abbiamo delle unità discrete che nel tempo costituiscono l'intero dramma, i personaggi dell'azione drammatica che partecipano, che si possono vedere nella nozione generica di agente. Poi gli ultimi due che abbiamo trattato, ma solo in parte, che sono l'arco drammatico, cioè che c'è una certa evoluzione del dramma che ha una sua, un suo modo di svilupparsi secondo un arco che lo descrive, e infine il risultato del dramma in termini emozionali che vengono trasmessi al pubblico e in modo empatico da parte dei personaggi che sentono le emozioni prima di trasmetterle, si spera, insomma. Ora, l'annotazione non è, sebbene può essere un lavoro interessante, questo è culturale, però ha anche degli aspetti applicativi molto interessanti. Primo, quello che si trova in giro, l'idea è che molto più spesso nella costruzione degli agenti virtuali, costruire delle narrazioni, ad esempio a proposito della generazione del linguaggio, è più interessante perché veicola le informazioni in modo più emotivamente plausibile, coglie di più, e quindi l'idea di avere degli schemi narrativi a sostegno della generazione delle spiegazioni o dei messaggi è interessante. Quindi l'idea di fare di harvesting, di raccogliere contenuto, andare a prendere contenuto nella costruzione di agenti basati su narrativa è importante. Se ho delle strutture poi le applico nella generazione. Oppure quanto è interessante una trama, sapete che la generazione di trame è una dei business più importanti, tutte le volte si costruisce un multimedia, un video, allora e questo trama è interessante o no? Quanto è interessante? Allora costruire dei software a sostegno di quanto una trama è interessante può essere, se ho degli schemi, provo a matcharli su tutto ciò, insomma. L'altra cosa è l'adattamento del contenuto, ad esempio esperimenti di varia natura, si intende adattare, vuol dire rigenerare, retelling dello stesso contenuto in una forma che può essere adatta a un certo pubblico. Che so, se ci sono dei bambini, elimino le parti violente della narrazione o muto nella generazione che del discorso, trasformo i verbi, li rendo più astratti, magari elimino le parti di violenza che ci sono nella narrazione. Allora, nel riracconto ho bisogno di schemi narrativi per poter rappresentare un'interlingua, per poterlo fare. Beh, noi ci siamo anche buttati nella preservazione della cultura intangibile, in quanto abbiamo difeso il dramma come cultura intangibile, in quanto secondo la definizione UNESCO i beni culturali intangibili sono quelli appunto che non hanno un dispositivo fisico necessariamente associato, ma che trasportano un'idea, potrebbero essere, che so, dal folklore, che so, dalla festa patronale fino, e il dramma è uno di questi. Se pensate all'idea che sta dietro le varie versioni di Cenerentola o le varie versioni di quello che viene Cappuccetto Rosso, quello che è, no, Cappuccetto Rosso forse è sempre la stessa, ma Cenerentola sicuramente, il film di Disney è diverso dalla favola e così via. Ora, quello di cui parleremo oggi sono schemi di annotazione profonda, non perché noi abbiamo fatto quelli, ma perché volevamo avere dei corpi troppo ricchi, ma esistono molti schemi di annotazione light, ok, che non vanno nella direzione che vi ho fatto vedere prima, discourse e scene level, ma invece vogliono fare delle annotazioni minime di narrative, in modo minimo, perché dicono soltanto, prendono le clausole, prendono delle frasi e le annotano dicendo se è una clausola di orientamento, perché dà un'idea di posti, luoghi, oppure è una clausola di azione, perché ci porta a dire all'annotatore che succede dopo, oppure è una clausola valutativa, che fa un appraisal delle conseguenze degli eventi. Questo perché molto spesso non si prendono in input, soprattutto di sistemi che si vogliono poi, ad esempio uno degli aspetti che più noti per recuperare schemi narrativi è di fare harvesting dai blog, e quindi si vuole identificare le parti più narrative di un blog. Allora per poterlo fare vado a fare questa segmentazione per estrarre solo le parti narrative, il resto voglio buttarlo via. Allora l'idea è che le classifico però a un livello veramente elevato del discorso, quindi non vado a vedere come è fatta l'azione, me ne frego se il verbo è warn, ma dico soltanto se è una frase di orientamento oppure una frase di valutazione o un'azione vera e propria, quindi annoto solo quello e poi me lo tiro via in modo da avere dei corpora un po' selezionati. Una struttura, ma è dei tag. E dei tag, sì, soltanto, cioè, tiro fuori delle frasi. Oppure se la differenza tra soggettivo e oggettivo, cioè sto dicendo qualcosa che esprime opinioni private, questo è sempre molto utile per la sentiment analysis, perché vado a ricercare quelle frasi che sono di tipo soggettivo, opinioni private, valutazioni, speculazioni,
oppure sono oggettive, allora si dice che è verificata in qualche modo da altri, oppure osservata esternamente, e, oppure l'altra differenza è se è diegetico o extra diegetico, cioè se appunto è avvenuto veramente nel mondo della storia, oppure è qualcosa di cui stiamo parlando ma non sta avvenendo veramente lì. Okay? Quindi si fanno delle valutazioni come questa, questa è una tabella di elementi che hanno una classificazione, poi come vedete in termini di percentuale di occorrenza statistica sulle varie frasi che combinano il diegetico con, queste sono le 12 combinazioni possibili di questa roba qui, quindi il diegetico, orientamento, valutazione, azione, soggettivo, oggettiva, eccetera, eccetera. Okay? Quindi di volta in volta avete un esempio qui di frase che è classificata dagli annotatori in un qualche modo, cioè se è diegetico, orientamento, soggettiva, I was hiding from writing, questo è l'elemento. Insomma, okay? Quindi l'idea è che vengono alla fine eliminate, avete i conteggi su come questo, avviene. Per cui questo è quello che cioè, sono su un po' di approcci come questo, che fanno questo tipo di valutazione, mettono gli annotatori e annotano frasi a un livello molto elevato, insomma. Ma noi vediamo invece due approcci, uno che sono un po' più profondi, giusto per capire di che si tratta, e poi che sono appunto il nostro e un altro, e poi farò delle considerazioni su come questo, come interviene questo nelle digital humanities in generale. Ok, faccio due considerazioni. Ora, Drama Bank e Scheherazade sono... Scheherazade è un tool, Drama Bank è appunto un progetto, ma che si è risolto tutto in una tesi di dottorato, che è stata molto... che viene abbastanza usata quando si vogliono poi fare altri lavori successivi come quello... È un lavoro di basso livello, si cerca di focalizzarsi sulle relazioni del discorso, quindi è molto sul discorso di basso livello, come vi dicevo prima, e anche se ha dei tipi di relazione un po' più elevato, ma... Non tanto elevato. Lo schema si chiama Story Intention Graph ed è un grafo di elementi, ora poi vi faccio un esempio, e si dice che la notazione è una codifica di tipo Story Intention Graph ed c'è un corpus che attualmente è stato costruito ma che contiene molto le favole di Esopo, ok? Per cui, perché in realtà quando uno va molto nel profondo poi alla fine non riesce a fare molte cose oltre un livello, quando va nel dettaglio, o la storia è corta, se no poi alla fine diventa pazzo a fare una roba del genere, per cui mi sembra normale. Comunque, questo l'esempio che vedrete dopo è questo qua del leone astuto, insomma, che è quello che vede il toro che mangia, l'erba, che rumina, bruca l'erba, che sta facendo, bruca si dice, no. Comunque l'idea è che mangia l'erba nel prato, però visto che vuole papparselo, ma c'ha le corna, ha paura delle corna del toro, e quindi gli dice, ah sei bellissimo, ovviamente il toro apprezza il complimento, ma dice, ma c'è solo questa cosa che disturba, che sono queste corna che c'hai sulla testa, cioè sei bellissimo, ma queste corna un po', perché non te le togli? E il toro decide di accettare, saresti meglio senza corna, e quindi poi il leone se lo mangia, perché il toro decide di togliersi le corna, fa un'operazione di restyling e tutto finisce qua. E quindi finisce il bull fu foolish enough da essere persuaso di avere le corna tagliate, quindi perse l'unica arma di difesa, cadde facile preda del leone. Ora, che cosa, come è fatta l'annotazione del Drama Bank, che viene fatta attraverso un tool che si chiama Scheherazade? Abbiamo tre livelli. Il primo livello è il livello testuale. Testuale vuol dire che tutto il racconto viene suddiviso in frammenti, ok? Frammenti piccoli che sono a livello della frase o della clausola proprio, quindi molto, molto semplici. Ogni frammento diventa uno di questi textual element, un text node, come questo qua, e questi qua formano una catena, con la relazione followed by, ovviamente, e tutte queste, non è detto che debbano coprire tutto, insomma, il racconto, ma sono quelle che l'annotatore decide che sono significative per il racconto stesso, ma sono elementi del testo. Potrebbe non essere followed by. Cioè, come dire, è un metodo che presuppone anche la contemporaneità, per esempio. Questo è relegato a un altro livello. Okay. Questo è il livello testuale, okay. Cui deve rappresentare per esattamente la catena, okay. La catena in qualche modo. Okay? Infatti, il secondo livello in cui tutto questo viene è il livello di timeline, e cioè come costruisco la timeline. A questo punto posso avere eventi o stati, e viene ed è una sorta di interpretazione di quello che è. La clausola stessa, quindi l'elemento testuale che vedete qui, il text node, diventa un proposition node, che è una proposizione logica in qualche modo, loro
viene sintetizzato in questo modo, la rappresentazione semantica. Vedete, il leone guardava il toro che insomma si cibava nel prato, e tutto questo viene costruito con eventi che sono questi e stati che sono questi altri, e tra gli stati di nuovo c'è l'idea di followed by, cioè una catena di stati possibili, in quanto dicono quando iniziano e finiscono gli eventi, e gli eventi inizio e fine sono rappresentati con le relazioni di Allen, l'algebra temporale di Allen, per cui inizia, coincide, sovrappone e così via. Qui ho visto soltanto inizio e fine, ma va bene, so, potrebbero esserci anche delle altre. Ad esempio, certamente l'idea di guardarlo per dire inizia qui ma finisce qui, mentre lui comincia a salivare, quindi continua a guardarlo mentre intanto comincia a salivare, per cui l'idea che per cui qui c'è contemporaneità, come vedi, di elementi. E l'altra cosa importante che c'è per quanto riguarda quindi il IA sta per interpreted as, cioè viene interpretato come questo fatto qui, questa proposizione, e quello che vedete qui invece è la modalità di racconto della timeline, che qui lui ha chiamato reality, che vuol dire la successione cronologica effettiva, ma potrebbe essere, nei casi dei flashback si chiama belief, differenze, cioè ha proprio delle modalità diverse con cui puoi organizzare tutto ciò, e in vuol dire proprio che viene seguita così come la stiamo raccontando, ok? L'ultimo livello è il livello interpretativo, dopo quello della timeline, in cui abbiamo gli aspetti di obiettivi, per cui l'idea è che io rappresento questi sono gli interpretation node, interpretive propositions, queste qua, quindi si dice appunto che lo mangio, ma questo implica che c'è un obiettivo per il toro, un goal per il toro, che è quello di mangiare il bull sta mangiando il prato, e però lo vedo da qui, che è questo obiettivo qua, e questo è va a vantaggio del toro stesso, provides for l'etichetta che dice va a vantaggio del toro. Invece questa frase implica invece un obiettivo del leone, che è quello di mangiarsi il toro, ok? E costruisce poi per cose successive che possiamo immaginare dall'interpretazione, ha bisogno anche di un altro nodo interpretativo, che devo rimuovere le corna dal toro per poter poi mangiarlo. Quindi questa diventa una precondizione per il toro, per mangiarsi, per l'obiettivo, mangiare il toro. Okay? Quindi vediamo che c'è, questa è qualcosa che va a vantaggio del leone, ma danneggia il toro, ovviamente. Quindi vedete che abbiamo componenti interpretative che stabiliscono gli obiettivi dei personaggi, insomma, che vengono costruiti, e che interpretano in qualche modo a questo livello tutto ciò che abbiamo identificato come una proposizione. Okay? Non è più, quindi dal livello testuale, ve lo faccio vedere tutti insieme qua, dal livello testuale si passa al livello interpretativo, che stabilisce il livello di timeline, che stabilisce l'ordine degli eventi, quali sono gli eventi significativi, e poi tutti questi vengono poi interpretati qui, dando obiettivi e sapendo qual è lo stato di affectedness, cioè quanto questo influenza quello che succede. Ok? Per cui i label nella parte sotto non sono, cioè, sono degli elenchi, in particolare le relazioni funzionali sono 6 in tutto, e sono interpreted as, implies, actualizes vuol dire che è una relazione causale positiva ma indiretta, e ceases è una indiretta, ceases in particolare vediamo qua che è quella in cui quando diventa preda finisce, fa cessare il fatto che il bue stia mangiando l'erba, insomma. Quindi, no, sono 6, che sono, le altre 2 sono di tipo agent intention, che sono cerco di raggiungere un obiettivo, oppure maintenance vuol dire che prevengo un altro obiettivo, quindi faccio un'azione per prevenire un'altra cosa, oppure quello che si chiama nel mondo della pianificazione achievement or maintenance goal, insomma questo è un po' abbastanza quello. Quella cosa, la critica forse che noi stessi facciamo appunto a un lavoro come questo di Elson Dramabek, che tra l'altro è abbastanza seguito poi appunto del 2012, molti lo seguono per fare altro, perché forse perché non c'è tanto altro in giro, e che lui ha inventato molte cose che senza, cioè in modo, riferendosi in modo vago a una marea di letteratura, e poi le ha reinventate senza preoccuparsi di completezza, è una cosa abbastanza, diciamo, messa lì, però non si è preoccupato tanto di sapere quanto è importante. L'altra cosa è l'impatto affectual, che dice appunto se
qualcosa è provides for, cioè raggiunge un obiettivo, serve a qualcosa, oppure danneggia un'altra cosa. Quindi corrisponde al cosiddetto conflitto, perché dice questo avvantaggia quest'altro oppure va a danneggiare quest'altra roba, che rappresenta appunto i conflitti veri e propri. Ok, per poter far questo lui ha un tool, però l'idea è che noi abbiamo fatto anche un'esperienza del genere in passato, ha tirato dentro tutta una serie di informazioni, per cui è molto interessante, ma forse oggi si potrebbe pensare a fare un collegamento online in qualche modo con strutture esistenti. Qui c'è la storia originale che vedete, il famoso "The lion watched the fat bull feeding in a meadow", insomma, quindi cose del genere che uno può, su cui uno può lavorare selezionando dei pezzi, lui ti aiuta. E qui c'è la storia ricostruita, quindi rigenerata a partire dall'annotazione che viene fatta. Questo è il suo strumento di validazione, cioè può, a partire da quello che genera nella timeline, lui rigenera questa roba qui. Ok? Quindi produce delle frasi semplici in linguaggio naturale, uno può andare a vedere se in effetti ciò che ha annotato corrisponde alla sua interpretazione di quello che è il racconto stesso. Ok? Quindi "The lion watched the fat bull feeding in a meadow" diventa "There once was a fat bull, the bull was grazing in a meadow". Insomma, quindi vedete. Questo perché quando uno va a guardare, questa è la nostra timeline, che parte da vari story point che uno può aggiungere, poi man mano che può entrare dentro una di queste e può andare a vedere questi aspetti qua che sono stati costruiti a partire dai vari elementi. Se noi andiamo, io posso aggiungere ad esempio nello story point 2, no, story point 1 ad esempio, che è l'inizio, una nuova azione, vado a selezionare l'azione che voglio fare, in cui dico ad esempio che il leone ammira il... Quindi lui ti dà le possibilità per ammirare, che è prese dal suo database, non ricordo quale dei vari che ha compilato, però penso a qualcosa che riguardi dal Prop Bank o da altri di questi, mettendo insieme un po' di pezzi, e uno sceglie appunto che chi sta ammirando, chi è ammirato, quindi lui ti fornisce con questa interfaccia molti elementi che, per cui, vedete, qualcosa ammira qualcosa, vado a vedere chi ammira è il leone, quello che ammira, chi è ammirato è il nostro bull, questi sono i personaggi, e fatto questo uno dice il leone ammira il toro, puoi accettare oppure negare la frase e diventa non ammira il toro. Insomma, queste sono un po' le possibilità che ci sono. Una volta fatto questo, uno costruisce e vedete che entra con tutto il resto a partire da questo. Una volta che uno costruisce questo, deve decidere poi come interpretarlo. Questa è tutta la struttura che avete visto prima, in cui abbiamo i vari elementi che uno sta costruendo. Tra l'altro, tutte le volte vedete che è molto interessante il fatto che lui possa selezionare nel textual layer proprio quali sono, qual è il nostro elemento di testo. Quindi, tra l'altro, questo è quello tutto a sinistra. Questo qui è il livello testuale, sì, sì. Esatto, ve l'ho fatto vedere prima. Tra l'altro questo qui vuol dire che ha aggiunto un attributo in the meadow e un attributo che è collegato al fatto del grazing. Ora in questo caso io non ho nulla che possa collegare il mio la mia famosa ammirazione, però l'idea è che io costruisco questi elementi e poi questa è la parte invece affect, in cui uno decide che il fatto che il leone mangi il toro chiaramente va a avere un impatto sulla bull life, cioè danneggia, come vedete, la bull life ovviamente, mentre invece provides for la salute del leone, ovviamente, che non muore più di fame. Okay? Quindi tutto questo mi permette di aggiungere pezzi e di collegarli in qualche modo, è abbastanza... Qua uno sceglie i nostri elementi che possono essere, vedete che c'è tutta una tipologia di elementi qui in cui uno può dire ma io voglio introdurre un altro, ad esempio una pianta, allora uno può andare a cercare, che so, grass, perché magari il grass ha un ruolo e qui lui ti dà tutte le possibilità in cui grass si può interpretare, vari elementi, insomma, da quello che è. Gunter Grass. Tra l'altro anche Gunter Grass, sì, cioè, infatti io non mi ricordo dove l'abbia preso, però insomma, ha costruito una roba molto, molto lunga di possibilità. Per questo quello che vi dicevo è riesce a rendere tutto questo abbastanza coerente e con elementi che vengono tratti da basi dati in qualche modo, che poi può suddividere in location, come in questo caso il prato, non me la medo, e eventualmente delle altre, vedete qui abbiamo
vari elementi che sono, che poi ritornano, che sono le props come il corpo del toro, la testa del toro, e qui abbiamo, possiamo aggiungere attributi di varia natura, e quando una proprietà, tu puoi selezionare una proprietà come, che so, un aggettivo, puoi dire lunghe, allora uno può mettere un aggettivo come lungo al corpo del toro, ma insomma, quello che vi viene in mente. Okay? Quindi può essere molto sofisticato e va avanti aggiungendo elementi che sono più o meno nella notazione. Si possono mettere anche qualità e comportamenti, per cui uno può fare un po' di elementi che arricchiscono la struttura degli story element. Poi li mette con questi elementi li mette in lungo una timeline e infine costruisce l'interpretazione che avete visto prima. Per questo che dicevo che non ha elementi di astrazione questo tool, nel senso che non permette di agire sul livello del discorso, per cui se faccio qualcosa oltre le favole, cioè non posso fare Amleto, almeno non penso, perché poi alla fine dopo un po' penso che l'astrazione deve essere talmente elevata che noi su questo ci siamo scontrati in passato, perché quando abbiamo fatto annotazioni di questo tipo ci siamo accorti che non sempre riesco a identificare degli elementi come questi, mi viene mai il termine giusto da andare a cercare, oppure un lungo lavoro per l'annotatore di andare a cercare la terminologia giusta, per cui in una seconda fase abbiamo deciso poi di essere un po' più liberi e di concentrarci magari su un livello di scena che è più interessante da questo punto di vista, mentre il resto si può andare a rilevare in una struttura che è più di tipo un corpus di tipo linguistico invece di Scheherazade, che comunque è molto utilizzato e soprattutto per costruire degli elementi che sono un po' più che sono di partenza, di annotazione semantica, per andare a lavorare poi su altri elementi. Per esempio sul retelling è uno degli strumenti più importanti, sulla presentazione di qualcosa è molto utilizzato, insomma, per costruire una base semantica abbastanza libera che ha soltanto quelle proposizioni logiche collegate da quei tipi di archi che avete visto prima. Ok, invece noi cosa facciamo? Allora vi dico soltanto due brevi cose sulla nostra struttura, che è un po' diversa dalla sua, per cui posso andare anche per differenze. Noi abbiamo di sicuro l'aspetto ovviamente delle unità, in cui abbiamo una timeline anche noi. Su questo si può costruire una gerarchia di scene, questo perché dal mondo del dramma l'organizzazione strutturale gerarchica ricorsiva è abbastanza standard, cioè l'idea che un intero dramma sia suddiviso in atti, che possono essere suddivisi in sequenze, suddivisi in scene, fino a scene elementari, è abbastanza presente, quindi abbiamo introdotto un albero sopra la struttura lineare delle unità. Questo è un livello, diciamo, più nei termini di Elson, più interpretativo, in cui le azioni che fanno parte di una certa unità, quindi fanno parte di questo, sono giustificate da alcuni piani, cioè dalle intenzioni dei personaggi che qui abbiamo chiamato agenti. E i piani sono anch'essi gerarchici, nel senso che noi possiamo avere piani di alto livello e piani di basso livello, quindi c'è l'idea che Amleto vuole uccidere Claudio, ma il fatto che questo si suddivide in due parti, prima deve smascherarlo e poi trovare un modo per assassinarlo, e poi bla bla bla, tutto questo diventa ancora più in basso. Smascherarlo come faccio? Metti in pista la messa in scena che riguarda la sua storia, lui se ne accorge, in qualche modo lo smaschero e poi devo fare in modo di ucciderlo. Insomma, quindi livelli sempre più bassi finché arrivo al vero Polonio, warn Ophelia di stare lontano da Amleto. E quindi abbiamo gerarchie di piani, tutte queste finiscono in piani elementari che contribuiscono alle azioni dei nostri personaggi. Questa è una struttura quindi più intenzionale dei personaggi, degli agenti che vogliono raggiungere i loro obiettivi avendo in mente degli stati mentali, e questo produce poi delle emozioni, per cui le trovate qui tratteggiate per questo motivo. Quindi la struttura, come vedete, è di questo tipo, quindi c'è una struttura intenzionale che riguarda questo. I piani, le intenzioni sono raggruppate in elementi che rappresentano i conflitti, quindi qui sta avvenendo qualcosa che viene espresso esplicitamente, anche se potremmo avere del ragionamento common sense che ci dice cosa può essere in conflitto con un'altra, e certamente, però come capite che è un ragionamento un po' sofisticato, come Amleto che flirta con Ophelia e Polonio che dice di stargli lontano, dire che star lontano è in conflitto con flirt, devo avere una conoscenza un po' sofisticata per poterci arrivare, insomma, che flirt vuol dire star vicini, così via, in qualche modo. Ora, per quanto riguarda i nostri contributi, ne abbiamo preso appunto da un lato, da tutto il sistema
delle disamine fatte da, nei secoli, da Aristotele in poi, dalla poetica di Aristotele in poi, sul dramma, perché abbiamo identificato un po' di elementi, e che sono queste che vedete qua, dall'altro invece tutti gli aspetti che vengono dal, sia linguistici, come appunto FrameNet, WordNet e così via, sia le basi di conoscenza di tipo common sense sugli eventi, più la struttura degli agenti BDI, per poter costruire le nostre caratterizzazioni formali. Quindi quello che noi abbiamo fatto è una cosa del genere, in cui dalla conoscenza sul dramma abbiamo costruito un modello concettuale che è in forma ontologica, in questo caso, quindi abbiamo costruito in protégé, quindi questo encoding, un encoding manuale. Da questo vogliamo fare della crowdsourcing annotation, per cui grazie finora a un minimo NLP che è la consultazione delle risorse, ma si spera forse in futuro a fare dei pre-elaborati un po' più corposi, più un po' di reasoning abbastanza semplice che riguarda la consistenza della base di conoscenza che stiamo costruendo, istanziamo dei modelli. Questi possono essere, in questo momento stiamo lavorando facendo delle visualizzazioni che stiamo gestendo in questo momento, e poi facendo invece del reasoning per calcolare nuove cose, ad esempio le emozioni dei personaggi, che è quello che abbiamo fatto in passato. Quindi, per capire, quando noi abbiamo nel nostro wiki che l'azione è motivata da un character goal e committed attraverso un piano, l'idea è che l'azione che è qui è un'azione che fa parte di una timeline, quindi vuol dire che all'interno del dramma non è un'azione concreta, l'azione drammatica vera e propria. Se non è dentro la unit vuol dire che non esiste, per cui devo dire appunto che da qualche parte c'è, e è contenuta in un piano che serve appunto a raggiungere un goal, quindi è motivata da un character goal visto da questa relazione, e committed attraverso un piano, e questo è un piano che qualche agente in qualche modo ha pensato. Quindi diciamo che vi sono parti della nostra ontologia che rappresentano questi statement. Dopodiché, nel modello istanziato, vuol dire che noi costruiamo delle unità. Questa è l'unità 06, in cui Amleto fa un test a Ofelia per la sua onestà, quando lei poi mente, e in cui lui gli chiede, sapendo dove è suo padre, le chiede dov'è, lei risponde a casa, quindi vuol dire che sta mentendo. Quindi in questo caso l'unità è questa, l'azione è che Amleto chiede a Ofelia su dove si trova Polonio, e il piano è quello di testare la sua onestà attraverso una domanda retorica. Amleto sapeva dove si trovava Polonio in quel momento, e sapeva che soprattutto che lo sapeva anche Ofelia. E questo raggiunge il goal di testare l'onestà di Ofelia, e come conseguenza poi lui prova rabbia e biasimo per Ofelia, ma questo lo vediamo dopo. Quello che facciamo poi è di estrarre alcuni di questi elementi per visualizzarli, quindi in questo momento costruiamo visualizzazioni come questa, che sono quelle della scena di Amleto che avete appena visto. Quindi abbiamo una scena, una rappresentazione gerarchica di scene e unità. Questo in mezzo alla timeline, e queste sono ogni track dei singoli personaggi, e si vede che questo piano tiene conto di questa azione qui, in questo momento, di quello che avviene in questa unità. Quelli che vedete con la croce sono piani che falliscono e che quindi non raggiungono la fine. Questa è tipicamente una scena famosa in cui fallisce quasi tutto, cioè quello che voleva, cioè Amleto voleva dimostrare l'onestà e fallisce perché quella è bugiarda. Ofelia voleva convincerlo a dimostrare il suo amore, quindi fallisce perché l'altro dice: ma che dici, sei pazzo anche tu, e buonanotte, e quindi non succede mai nulla. E quindi questa è una roba abbastanza, un dramma psicologico di quelli sofisticati. L'altro in cui l'abbiamo usato è il calcolo delle emozioni, grazie a delle regole come queste che riprendono il modello di OCC, in cui quello che vedete qui è che a seconda di quello che metto dentro, noi abbiamo che se c'è un agente, che il nostro agente che prova l'emozione è questo qui, SA, che è diverso da un altro agente OA, e questo agente ha un valore, e c'è un piano di questo, di un altro agente che ha come effetto quello di mettere a rischio questo valore qua, quindi l'idea che Ofelia, rispondendo il falso, mette a rischio l'onestà, che è un valore di Amleto, in una qualche scena questo genera in questo agente biasimo verso Ofelia. Per cui l'idea è che, mettendo tutto ciò, abbiamo calcolato un po' di emozioni, per cui in una scena come questa, mappando gli agenti su appunto Amleto e Ofelia, e un certo piano sul fatto che lei vuole salvare l'autorità del padre, rispetto all'autorità del padre mentendo perché il padre ha detto non dire che sono qua, eccetera eccetera, allora in questo caso finisce per mettere in gioco l'onestà, e Amleto sente rabbia, biasimo e dispiacere, eccetera eccetera. L'altra cosa con cui abbiamo utilizzato tutto ciò è il dramma come bene culturale intangibile,
In questo caso ci siamo rifatti alla letteratura appunto dei beni culturali, che è abbastanza sofisticata, che riguarda appunto dai bibliotecari agli elementi dei musei. Ogni elemento i beni culturali vengono classificati secondo quattro livelli. C'è un livello che si chiama il livello di work. Work è quello che è l'opera in sé, concepita da un certo autore, per cui per Shakespeare potrebbero essere questi. Accanto alla work abbiamo quella che si chiama l'expression, per cui l'expression è il lavoro espresso in tanti modi, ad esempio le diverse lingue in cui è stato scritto, ok? Quindi l'Hamlet in inglese è diverso dall'Hamlet in francese, che sono diverse expression dello stesso lavoro, dello stesso work. Poi tutte queste sono quelle che poi vengono pubblicate, per cui abbiamo la manifestation di questa expression, per cui l'edizione è apparsa a Stoccolma nel 2008, che è un'edizione in svedese, ha una manifestazione, vuol dire che ha quello che si chiama un ISBN e così via. E infine abbiamo le copie di tutti gli item che sono di questa roba qui, sono la copia in possesso della Library of Congress, che ha una copertura in pelle verde, insomma, green label sarà pelle verde, insomma, quindi è chiaro, quindi è una copertura. Quindi abbiamo i diversi livelli, work è il lavoro astratto, l'expression è la sua espressione in qualche lingua o modalità, che potrebbe essere, oppure potrebbe essere anche un medium diverso, ad esempio potrebbe essere un video, un film, invece che essere un testo. Poi le varie manifestazioni, vuol dire l'edizione vera e propria, e infine la copia dell'edizione stessa, se la copia esiste. Ecco, noi ci poniamo in questo modo proponendo le nostre ontologie istanziate, cioè quando noi abbiamo un elemento annotato, perché produciamo le istanze di una vera e propria ontologia e che viene pubblicata in un certo momento sul nostro sito e che poi viene aperta, ad esempio, dal protégé di Rossana Damiano sul suo Mac, insomma. Quindi l'idea è che noi forniamo una possibilità per poter rappresentare le expression in termini ontologici, in modo da poterli poi preservare per il futuro. Quindi è un'ennesima espressione di un work, di qualcosa che serve appunto per mantenere il work stesso, come intangible, un bene culturale intangibile. Per poter fare questo abbiamo lavorato su un'interfaccia che abbiamo dato in pasto agli studenti, e quindi ora siamo abbastanza, che stanno usando, e anche al povero Giacomo, ma che la stanno usando in questo momento. Io vi faccio vedere soltanto come funziona per dirvi che il livello è diverso da quello che avete visto in precedenza. Questa è una versione, abbiamo più versioni, questa è una versione abbastanza ridotta, in questo caso è un altro dramma appunto che stanno gestendo gli studenti. Uno si concentra su una, qui in alto vedete, è un frammento, una vista sulla timeline in termini dell'unità che stiamo rappresentando e delle unità adiacenti, quella precedente e quella successiva, ok? In questo caso avete che l'unità è descritta in modo, tutto questo è descritto in modo informale dal punto di vista linguistico, perché l'accento appunto è non nell'entrare in quella vicenda del tagging linguistico, che è un po' più sofisticata e magari perdo l'obiettivo dei grandi aspetti. Questo è Madre Courage di Brecht, che è quello su cui stiamo lavorando in questo momento con gli studenti, che è la storia di questa mamma con tre figli che gira durante la guerra dei 30 anni nei paesi germanici, vendendo roba ai soldati, che sono gli unici che hanno soldi in quella fase tremenda del 600, però è ambivalente perché la guerra le porterà via i tre figli mentre lei cerca di fare affari per sopravvivere. Perché, insomma, cioè. Ora, in particolare, questa unità riguarda Courage, che arriva a un posto di blocco dove c'è qualcuno che vuole reclutare ragazzi per la guerra, soldati, e punta ai suoi figli, per cui lei cerca di fregarli raccontando alla sua famiglia, che è una famiglia complicata. Lei ha avuto tre figli da tre padri diversi mentre girava nei teatri di guerra, quindi, insomma, e nel far questo quindi noi annotiamo questa unità, che è preceduta dall'unità iniziale, che è quella in cui gli arruolatori percorrono il paese in cerca di carne da cannone, e quella dopo in cui lei difende col coltello i propri figli dagli arruolatori. Abbiamo dei piani qui, che sono tutte gestite dai piani. Io posso annotare il fatto che ci sia un piano del brigadiere, che è quello che accompagna il reclutatore. Vi sono tre personaggi, il brigadiere, il reclutatore e Madre Courage. Il brigadiere intende procurare al reclutatore il contatto con i figli di Courage, questo perché vuole cercare di soddisfare il desiderio del reclutatore. L'obiettivo è quello di aiutare il reclutatore nella ricerca di carne da cannone, e l'agente è il brigadiere, che ha dei valori che sono astuzia e obbedienza. Ci sono molte altre cose, e le relazioni sono che questo è in conflitto con il piano di Madre Courage di distrarre gli ufficiali. Quello cerca di procurare il contatto, lei cerca di distrarli.
L'altra è ovviamente il piano di madre courage, che intende distrarre gli ufficiali, per cui noi lavoriamo in questi modi cercando di mettere in tutti gli elementi che vedete che sono in conflitto, quindi la descrizione di quello che succede, distrarre gli ufficiali offrendo mercanzia, lo fa. Quindi tutte le volte introduciamo nuovi piani o modifichiamo quelli esistenti, e tutto questo si svolge per tutte le unità. Ora, questi che vedete qua sono in diretta quelli che hanno fatto gli studenti, quindi vedete che questo lo chiama descrivere il figlio, che è madre coraggio, cioè che definire il figlio come inadatto alla guerra, quindi che succede nell'unità successiva. Okay? Questo un po'. Tutte le volte questo mette dei valori in gioco, ad esempio i figli di madre coraggio, che sono tutto ciò che è in gioco e che vuole, poi ora ci sono degli errori che devo ancora correggere all'esame tra una settimana, e metterò in pista queste cose. Quindi l'idea appunto in questo caso è di costruire, tutto questo viene memorizzato in un database SQL che poi con delle procedure traduciamo nel file all su cui poi facciamo il ragionamento. Okay. Questo qua è il calcolo delle emozioni dei personaggi, insomma, come quelle cose che avete visto prima. Okay. In particolare abbiamo applicato a quello con una valutazione, per cui è stato pubblicato, poi dopo vediamo se riusciamo a fare altri tipi di ragionamento che sono estrarre altri tipi di informazioni. Notate perché i task in questo momento potrebbe essere quello di visualizzare in un certo modo. Una volta che ho questo, io lo visualizzo come avete visto e poi lo do ai docenti che vogliono spiegare madre courage e la segmentazione agli studenti, sperando che questo succeda presto. Li guardo perché Antonio sta vendendo il prodotto ai docenti di teatro, oppure gli dedico il colore alle emozioni per poter vedere se con un altro esperimento fatto con ad esempio gli studenti di psicologia ho fatto in modo che annotassero le emozioni che segnavano ai personaggi, per vedere se quelle che noi calcolavamo sulla base della loro annotazione fossero le stesse. Sì, noi no, loro annotano direttamente le emozioni e dicono qui Amleto prova rabbia, invece poi annotiamo invece i fatti e calcoliamo in automatico quello, e ora stiamo lavorando al confronto tra i due dati che abbiamo. Ora, chiudo soltanto con delle considerazioni molto semplici su questa vicenda qui, perché avevo fatto questo seminario per i big data e quindi volevo soltanto dirvi due cose. Ora, questo qua ha un ruolo nelle digital humanities, questa drama annotation. Quando sono andato a esplorare questa roba qui ho detto ma che succede? Questo parlavo in generale. Ora, di sicuro quello che succede è che la gente nel mondo degli humanities ha notato che c'è questa digitalizzazione in corso che li sta devastando, no? E, però c'è un po' di resistenza. E ovviamente avete molti livelli da questo punto di vista, da dati non strutturati fino a strutture semi-strutturate, fino a strutture completamente strutturate. Ma di fatto, dice, la considerazione che avevo trovato che mi sembrava interessante era questa, cioè per molti di noi, insomma, trained nelle humanities, contribuire ai dati è un po' come fare a pezzi un Picasso in un milione di pezzi e mettere questi pezzi di nuovo in una macchina che ci permette di restituirci il tutto più pulito e più bello di come sembrava prima. Insomma, questa era un po' l'idea che... Insomma, sono un po' di considerazioni di questo tipo, ma certamente loro sanno che i dati sono importanti. Ma la prima cosa era che dice: ma perché dovrei avere i dati quando io ho già l'oggetto di per sé? E quindi aggiungere dei dati in più diventa difficile. E poi gli sembra che aggiunga un livello di mediazione, di complessità che gli studiosi delle humanities non vogliono. Dice: ma io ho già questo, il pezzo musicale, perché devo costruire dei dati sul pezzo musicale, dei metadati? E quindi di fatto c'è stata una storia delle digital humanities abbastanza controversa negli anni, e per cui si parlava di humanities computing, per cui ci sono state queste tensioni che io ho trovato in un po' di articoli tra umanisti e digital humanists, che dice appunto ma di che ci occupiamo noi, tra i computer scientist e gli humanists dentro le digital humanities, tra ciò che chi i creatori di contenuto e gli interpreti di contenuto, cioè che mi devo occupare di tutte e due le cose o no. Poi cosiddetti distant readers, visto che c'è ora il convegno del distant reading, con i close readers, cioè mi devo occupare solo di quello. Questa è tanto una figura di quelli di Moretti, di Amleto, tra l'altro. Che, le relazioni che vedete sono i rapporti tra i personaggi. L'idea appunto è che la critica molto importante che c'è nelle humanities è che sicuramente l'università è andata, la scholarship è diversa dalle curatele, cioè chi fa il curatore non si occupa di analizzarli, insomma, sono due skill diverse, insomma, chi lavora nei musei, chi lavora nelle rassegne, i curatori rispetto a chi invece li analizza, e quindi l'idea è che ha mandato i curatori in esilio dentro musei, archivi e biblioteche, insomma, mentre invece l'idea delle digital arts e humanities promuove un reshaping di questa modalità. Questo è uno dei manifesti che viene fuori 2.0 delle digital humanities, per cui
Però nelle digiornate abbiamo tanti elementi di cui probabilmente il sea of culture è quello che vedete qui, mentre il resto c'è un sacco di roba che si occupa di tutt'altro, che so Yahoo, Windows Live. Questa è una visualizzazione molto bella che ho trovato su questi qua. È famoso per fare queste visualizzazioni, con l'oceano della subcultura e così via, insomma, il blog di Pelago, insomma, che tutto qua. E questo, quindi quello che succede è che in realtà la cultura si riduce quando uno va qui, per cui per questo c'è sempre scetticismo. Se vogliamo mettere le cose un po' in ordine, vi sono tre circoli uno dentro l'altro e dove ci posizioniamo noi. Primo è quello dei dati, i dataset. Qui noi l'idea di attaccare dei metadati è proprio il primo processo, quello di digitalizzazione, che vuol dire interpretare un po' quello che c'è, e eventualmente qui c'è anche la trascrizione, pensate ai documenti antichi o quello che succede, pattern recognition, l'idea di simulare dataset mancanti, provare a prevedere delle cose o per motivi di preservation. Poi c'è nel secondo cerchio, quindi noi ci focalizziamo qui sicuramente, e il secondo è drama annotation, il secondo è quello della digital culture, cioè chi controlla chi. In questo caso quindi abbiamo grandi dataset culturali, discorsi che vengono dai blog, wiki, che non sono proprio, che discutono i dataset culturali che qualcuno avrà, gli archivi che qualcuno avrà licenziato. In mezzo c'è il software, qui abbiamo le comunità su grandissima scala, questi sono gli individui, queste sono le comunità, e infine abbiamo gli attori globali che cercano di controllare il tutto, come Google, Facebook, insomma, che grazie al software cercano appunto di influenzare questi processi, di mediare rispetto ai singoli e di mediare rispetto alle grandi comunità. Per cui c'è questa situazione che ci sono i sociologi che si occupano di questo, e infine ci sono i costruttori di esperienze, che sono il cerchio più esterno. Cosa si succede? Sono esperienze immersive, noi certamente abbiamo fatto visualizzazioni che sono queste astratte in basso, che devono dire come io lavoro con questi dati, come li presento, che cosa me ne faccio, faccio un'esplorazione. Abbiamo lavorato anche sulla parte immersiva facendo l'esplorazione 3D di dati culturali come Labyrinth, oppure la parte linguistica che dice trovo più livelli, posso navigare attraverso grandi quantità di testo. Quello che avviene di sicuro è che in tutto questo contesto di solito le humanities lavorano con smart data e non tanto con big data, per cui l'idea è che sono dati smart, che sono strutturati o semistrutturati, noi certamente vediamo questo, sono espliciti e arricchiti, contengono metadati, sono puliti, piccoli di volume di solito perché sono agiti dagli umani e non tanto da algoritmi, e fino a che arriviamo a modellazione che è essenziale o schemi elaborati o predefiniti in qualche modo che sono interessanti, come ad esempio iniziative come l'encoding dei testi. Nei big data invece, certamente nelle humanities, questo c'è, vi ricordate che per big data si intendono le tre famose V, che sono volume, velocità e varietà, insomma, quindi avere dei dati che hanno grandi volumi, alta velocità di generazione e varietà di dati. Questo è stato applicato, uno degli esperimenti, come quello di Moretti, ma anche altri, questa è una principal component analysis, è quella che è una delle tecniche più note di machine learning, in questo caso è stato fatto su studi letterari, su delle tra Thomas Corneille e Pierre Corneille, che sono due autori di play, che sono commedie e tragedie. Quello che...